prendete le matite che andiamo a colorare. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Benvenuti a un nuovo video del corso di disegno. Oggi vi parlo delle matite colorate, ve le metto a confronto i quattro tipi che ho io e vedrete come delle matite tutto sommato low cost possano performare bene se ben usate. Vi confronterò quattro tipi di matite, tra cui alcune acquerellabili, e soprattutto vi confronterò il diverso modo di colorare sui diversi supporti cartacei, liscio, ruvido e nero. Avvertenza, è un video base, proprio base. In un corso di disegno non do nulla per scontato, quindi parto dalla base per poi far andare gradino dopo gradino questo corso sempre più avanti. Arriverà il momento in cui disegneremo qualcosa insieme, ma a me prima interessa che voi impariate a disegnare e soprattutto a colorare nella maniera più giusta. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e vediamo di capire come si fa. Ed eccoci pronti per imparare a disegnare con le matite colorate. In pochi minuti su YouTube non si impara a disegnare, ma si può imparare a impugnare e tenere bene le matite colorate e a farle performare nel miglior modo possibile. Quindi ora vi farò vedere come tratteggiare il colore, come stenderlo sul foglio e come stenderlo su diversificati fogli. Useremo fogli neri, useremo fogli lisci e useremo fogli ruvidi per vedere le differenti rese della matita colorata e come farla performare bene. Dopodiché, una volta impadroniti della tecnica, una volta che sapete come tenere in mano i colori, possiamo cominciare a formare qualcosa sul foglio. Quindi cominciamo, è un corso di disegno, si va per step. Non chiedete il troppo, perché il troppo in questo caso sarebbe fuorviante. Il primo distinguo che voi chiedete sempre è quello sulle matite. Io qui ne proverò di diverse, dalle qualità più scolastica, non voglio dire scarsa ma scolastica, quindi i Giotto, quelli naturali, color legno, che sono insomma quelli che molto spesso si trovano negli astucci anche dei bambini, agli Stabilo, che sono anche acquerellabili, ai Faber-Castell, che ho sempre acquerellabili, e poi anche i Prismacolor. Questi sono i colori che in questo momento ho a casa e quindi che posso provare con voi. Ma in generale sappiate che il performare del colore è differente, si vede quando già la mano è molto molto buona. Una mano da principiante farà performare questi colori, come vedrete, più o meno tutti nella medesima maniera. Anche le matite molto buone date in mano a principianti sono un vero e proprio spreco. Bisogna imparare a guidare con una 500 per poi passare a correre con una Ferrari, ricordatevelo sempre, se no con la Ferrari senza patente vi schiantate. Ok, ho scelto il rosso come colore e la prima cosa che vi dico per colorare bene è: fate la punta alla matita. Cominciamo proprio dall'aggiotto su foglio liscio. Allora, la matita, per essere impugnata bene, deve essere impugnata come una penna e deve essere tenuta obliqua sul foglio. Quindi la coloritura va fatta in maniera tratteggiata e molto molto delicata. Se io dovessi disegnare un cuore rosso, per esempio, cioè San Valentino, voi non lo vedete. Perché? Perché ho fatto un tratto impercettibile di matita. La matita, infatti, può essere modulata, non va usata in maniera tratteggiata. Vi faccio vedere gli errori. Il primo errore è dare la forma col colore in maniera così evidente. Questo è un errore perché per eliminare il bordo e fare assemblare il disegno allo sfondo dovrete caricare tantissimo anche il colore durante la coloritura, e dare chiaroscuri con un bordo così esasperato sarà molto molto difficile. Vi conviene invece cominciare con un bordo tenue e poi andare a riempire piano piano il tutto. Adesso guardate, io riempio di colore questo cuore in maniera molto tenue, facendo dei tratti controllati e piccoli avanti e indietro in maniera molto molto leggera e delicata. E sto usando un Giotto legno naturale, quindi la coloritura deve essere così, andante in maniera leggera.
sbagliati questi metodi. Cominciare subito così, cominciare e cambiare verso, sempre così forte, e ricambiare verso, e per sbrigarsi dare delle coloriture così, molto sbrigative. Tutto questo è sbagliato. Bisogna semplicemente nel disegno avere molta pazienza e molto amore per quello che si fa e continuare sempre con la stessa cadenza e con la stessa mano. E poi non importa che sia un tratteggio avanti e indietro, che sia in senso rotatorio, perché dato con questa pressione leggera, il verso del vostro colore non ci sarà, non sarà evidente sulla scrittura della matita. Quindi potete andare tranquilli. La verità è che per disegnare ci vuole concentrazione, silenzio e stare con se stessi e applicarsi su quello che si fa. E non ci sono scorciatoie, purtroppo. Fatta la prima immissione di colore, possiamo ritornare ad intensificare e a decidere quali saranno quindi le parti più o meno rosse con una seconda passata di colore, sempre data in modo pacificato, leggero. Non calcate la mano. Questo vi aiuterà anche con la questione volumi, perché andando così piano piano potrete lasciare in fuori le parti appunto più chiare, quindi più colpite dalla luce, e in dentro, quindi più scure, più cariche di colore, le parti che invece sono meno colpite dalla luce, e andare anche a farlo in maniera abbastanza graduale, senza arrivare subito alla luce e senza avere quei disegni troppo spigolosi che molto spesso derivano da un'immissione troppo veemente del colore. Continuare ad intensificare lì dove voglio che il colore sia bello pieno. Poi ovviamente, se non voglio che il colore abbia questa forma sfumata, cioè soffusa, ma abbia dei tratti, vale lo stesso principio di coloritura che abbiamo visto per i chiaroscuri, che possono essere a tratteggio, incrociati, a griglia, come volete, e vi metto tra le schede informazioni il video relativo, perché anche con i colori si può colorare così, cioè dare semplicemente delle coloriture magari a tratto che riempiano in maniera non del tutto omogenea, ma che diano quello che è il senso di un qualcosa, in questo caso così una mezzaluna, e quindi possiamo in qualche maniera arricchirlo di tratti più caricati e tratti meno caricati. Insomma, questo decidetelo voi, si può colorare così, ma se noi parliamo di un colore stirato, di un colore in cui la matita possa esprimere il più alto numero di toni, sicuramente questo è il modo, cioè per sovrapposizione di toni, partendo da una base molto delicata e andando ad aggiungere tono su tono, come fossero degli strati di pittura, i pigmenti. Quindi piano piano, piano piano. Come per la pittura, anche i colori possono essere miscelati tra loro per dare diverse gradazioni, diverse tonalità, o per appunto vibrare maggiormente. Poi ovviamente la parte più calcata sarà più compatta rispetto alla parte meno calcata, e allora qui entra in gioco lo sfumino. Lo sfumino serve per diffondere il colore uniformemente, ma non nel senso di uniformare i toni, ma di schiacciare tra le fibre della carta il colore in maniera simile a dove lo abbiamo fatto così, usando la forza della pressione della coloritura della matita, in modo da non avere texture differenti di passaggi. E se si chiude troppo poi il bianco, si userà una gomma per tirare fuori i punti luce, quello non è assolutamente un problema.
Ok, ora qui è un esempio molto molto veloce che non significa nulla se non vedere come una matita può colorare una matita anche non di pregio, possa colorare differenti toni di rosso, dal rosso più carico, come in questo caso, al rosso meno carico. Ma adesso quello che mi preme di farvi vedere è appunto come una matita possa colorare in vari toni. Allora, sul chiaro abbiamo detto che possiamo tranquillamente fare una campitura unica. E poi comunque ritornare per sovrapposizione e ritornare per sovrapposizione, quindi ritornare un'altra volta per sovrapposizione, quindi ritornare un'altra volta per sovrapposizione, quindi ritornare un'altra volta per sovrapposizione e capirete bene come questa matita abbia colorato perfettamente senza lasciare passaggi di tratto in maniera molto liscia e omogenea. Vedete, anche se cambio tratto, non si vede. Idem, per esempio, un'altra che passa per scolastica, la Stabilo, guardate che bella. È un altro tono, queste sono le mie preferite perché sono belle grasse, sono stabilo acquarellabili e sono molto molto grasse, quindi vedete il tratteggio omogeneo. Già qui sto partendo da un terzo tono, non dal tono più chiaro della matita, e poi piano piano guardate quanto si può arricchire. E andare. Ora, un errore che moltissimi fanno è fare riscaldare la matita, nel senso andare talmente veloce e talmente reiteratamente sui punti da far riscaldare la cera all'interno della matita e creare una patina che non disegna più, che non colora più, che fa sì che il colore non attecchisca. Quindi l'importante è andare piano per zone, senza far andare in eccessivo riscaldamento, sfregando come dei cerini le matite sul foglio, perché a quel punto le matite creano, la cera si scioglie e si slega dal pigmento e non lo distribuisce più uniformemente sul foglio. Allora crea dei pallini antiestetici, crea delle zone più macchiate rispetto ad altro e anche la velocità è importante. Sì, la matita va veloce sul foglio, ma non troppo, per intenderci, non così come una pazza, perché se da una parte può farcela, come vedete, questa ce la fa, forse proprio in virtù del fatto che è acquerellabile, a cere idrosolubili, ma ci sono delle matite che invece creano degli agglomerati di pasta che sono veramente bruttissimi da vedersi. Ora proviamo una Faber-Castell, ve le faccio vedere tutte. Bello, vibrante, ecco, vibrante. E adesso usiamo le Prismacolor, anche loro, piano piano. Partiamo da prima con un tono leggero. Quando il colore sarà pieno, così, il colore è arrivato al suo massimo grado di espressione. Quindi si può continuare ad aggiungere colore strato su strato, piano piano, piano piano, nelle zone per esempio più in ombra, fino a quando il colore non vibri sotto i vostri occhi e lo vedrete. Quando una tinta è satura, è evidente, salta subito agli occhi, primo perché non ci sarà verso di aggiungere altro colore e secondo perché proprio staccherà dal resto in maniera molto netta e molto sfacciata. Ok, bene, adesso la stessa cosa, vediamo cosa succede se la facciamo su un foglio ruvido. Anche qui la scelta del foglio sta a voi. I fogli ruvidi da usare non sono quelli con dei solchi molto profondi, ma ci sono ruvidità e ruvidità. Per un buon disegno, un foglio ruvido deve essere sia aggrappante, ma nello stesso tempo deve lasciarci la possibilità di colmare, diciamo, le lacune che ci sono tra gli avvallamenti dei solchi con la grafite.
carte, quindi anche la scelta della carta è molto importante. Anche qui, come vedete, su una superficie ruvida si può fare un passaggio leggero. Ho cominciato questa volta con la Faber-Castell per poi andare ad intensificare. È un'ottava e il colore via via diventa sempre più colmo e vedete come si insinua anche tra i buchi della carta ruvida. Il segreto per colmare in maniera disegnata tutti i buchi è cambiare anche il verso della coloritura, in modo da fare arrivare la grafite al foglio da tutte le parti, insomma, quindi non solo da un lato, ma fare in modo che questi buchini si colmino e la carta si schiacci sotto il passaggio della matita. Vedete quindi anche come un foglio ruvido, che molto spesso vi risulta problematico perché vi rimane tutto con i buchini bianchi, possa essere totalmente colmato con un passaggio stratificato di colore. Allora, vi faccio anche la prima passata, in modo che possiate avere il termine di paragone di come un colore possa colorare da pochissimo. Ecco qua il primo tono. È quasi impercettibile, ma c'è. Vediamo il giotto. Molti disegni che vedono, quando spingono il colore, molti si fermano a questo, altri arrivano sino a questo, ma più in là poi è difficile. Vedo proprio poi quelli che bucano lo schermo andare a coloriture di questo tipo. E voilà, anche questo colore è arrivato al massimo della sua coloritura. Proviamo adesso il mio preferito, Stabilo. Perfetto, senza neanche un forellino su foglio ruvido. Ultimo, il Prismacolor. Eccoli qua, guardateli tutti belli compatti. E guardate le loro ombre, 1, 2, questi primi toni e questi gli ultimi. E guardate come tutte le matite performano bene, dalla giottolegno, anzi dalla, era questa la giottolegno, dalla, questa era la Faber-Castell, la giottolegno, la mia preferita, che come vedete è molto intensa, la Stabilo e la Prismacolor, che è anche molto bella, è la prima volta che le provo, me le avete regalate voi, uno di voi me le ha regalate, e allora guardate quanto performano bene, sia su foglio liscio che su foglio ruvido la resa è pressoché la medesima, quindi non dipende dalla matita ma dipende dal modo in cui si passa la matita. Adesso però vediamo la situazione sul foglio nero. Primo tono della giottolegno, quasi non si vede, ok? E poi andiamo qui giù. A questo punto possiamo fermarci. Questo è il massimo che il nostro giottolegno fa sul nero. Prendiamo la Faber-Castell. Qui la qualità della matita su foglio nero, come vedete, incide parecchio. Adesso vediamo la Stabilo. Allora, come si colora?
sul foglio nero, come avete potuto vedere, i toni si dimezzano perché tutti i toni chiarissimi vengono già azzerati. Quindi diciamo che quando noi diamo il primo tono, stiamo partendo in realtà da un quarto tono del foglio bianco e quindi arriviamo prima alla saturazione. Arriviamo prima alla saturazione anche perché sciogliendosi la grafite e passandola sul foglio abbiamo la possibilità di portare via quello che abbiamo immesso, quindi più andiamo, più riscaldando togliamo. Quindi vi consiglio al quarto, quinto passaggio di fermarvi. Sul foglio nero, infatti, è molto più bello fare il chiaroscuro tratteggiato e quindi immettere il colore, magari prima con una campitura unica e poi intensificare alcune parti passando così molto veementemente sul foglio e magari anche con dei cambi di direzione che facciano vibrare molto il colore. Quindi le matite colorate, considerazioni finali. Le matite colorate sono tutte buone se sapute usare bene. La coloritura deve essere fitta e compatta, data su stratificazioni, strato su strato. Non devono esserci spazi. A me sembra superfluo ripetere questo perché lo sentiamo da quando andiamo alle elementari e non è una fissa della maestra il fatto che non ci debbano essere spazi, ma è un modo per rendere in maniera disegnata un oggetto realistico, perché negli oggetti che noi vediamo non ci sono inframmezzi di colore, a meno che non vogliamo astrarli e farne una figuratività pittorica, allora in quel caso liberissimi di farlo. Io vi parlo del disegno base, diciamo così. Come vedete, le matite anche di basse qualità performano meglio. Perché io non ho completato il cuore? Perché non posso con un solo tono. Dovrei adesso, per intensificare i chiaroscuri, aggiungere altre tonalità, aggiungere il blu, aggiungere del verde che è il complementare, aggiungere anche dello scuro e aggiungere anche dei neutri. Quindi non posso andare a finirlo perché qui sto facendo semplicemente un esempio, ma la coloritura con le matite, quindi l'addivenire diversi toni, il come stratificare le ombre, lo vedremo prestissimo in un prossimo video. Intanto vi mando un bacio, vi dico che siete sempre qui nel mio cuoricino in itinere, in crescendo, e vi aspetto di là che ho ancora qualcosina da dirvi. E allenatevi! Avete capito come si colora strato per strato, piano piano? Non abbiate fretta di arrivare subito al tono. I toni si costruiscono l'uno sull'altro e a questa stratificazione che adesso avete visto in maniera monocroma può diventare una stratificazione di più toni differenti e creare le diverse tinte, le diverse sfumature, ma soprattutto i diversi toni dei colori e soprattutto i chiaroscuri. Vi metto nelle schede informazioni, come vi ho detto, l'intero corso di disegno in più il video specificatamente del chiaroscuro, perché tutto quello che vi ho detto sul chiaroscuro è riconducibile anche alle matite colorate, e vi metto anche la teoria delle luci e delle ombre che vi ho spiegato, in cui potrete riprendere i modi di costruire i vari strati per dare anche le diversificate ombre, ombreggiature nella maniera e nei toni più giusti. Guardate queste piccole lezioni come momenti di quadratura del cerchio, anche i più allenati, anche i più bravi potrebbero trovare qualche piccolo spunto che possa far riflettere loro. Se prima non si impara con le cose base, è inutile accaparrarsi degli strumenti e dei materiali costosissimi che poi non sapremmo maneggiare nella maniera più opportuna. Meglio arrivare a quel punto quando già siamo padroni della disciplina. Ora vi lascio perché non voglio annoiarvi oltre. Esercitatevi a fare delle piccole campiture monocrome
cromo di colore e quando, solo quando sarete soddisfatti, passate allo step successivo che sarà la prossima lezione, che naturalmente arriverà molto molto presto, promesso, l'ho già girata, quindi arriverà presto. Bene, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, e soprattutto se questo corso vi piace, regalatemi un pollice in su. Se volete sapere cose particolari, lasciatemele scritte nei commenti e io vedrò tramite video di accontentarvi se potrò. E naturalmente, se un corso online gratuito pensate che sia una cosa bella, condividetela sulla vostra pagina Facebook. Magari potreste fare un regalo anche a un vostro amico. Bene, io vi aspetto sempre anche sui miei altri due canali, Ombretta e Due Cuori Una K. I link li trovate nel box informazioni, vi aspetto anche là e vi aspetto sulla mia pagina Facebook, dove ogni giovedì sera si tiene il corso di disegno live. Per partecipare è semplicissimo, andate sugli album, cercate album corso compiti di disegno, cercate il compito di disegno con la data per la prossima volta, quando vedrete il video non lo so, e quindi senza dirmi niente fate il disegno e quindi presentatevi giovedì sera entro le 18 con disegno pubblicato, io alle 21 arrivo a correggervi tutti. Spero che questo video vi sia piaciuto e se è così vi rimando al prossimo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci!